Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto e docente certificato Autodesk da adararchitettura.com. Voglio darti il benvenuto in questo video in cui ti voglio spiegare quale software fa al caso tuo, come scegliere nella miriade di software che ci sono e di darti dei consigli in merito alle scelte che devi fare. Dunque, per prima cosa, i software sono un ausilio alla tua professione. Pertanto, quello che devi andare a comprendere è che esigenze, che cosa ti richiede la tua professione. Se sei un ingegnere industriale, meccanico o comunque una persona che ha bisogno di progettare e fare elaborati 2D, allora AutoCAD è il software giusto per te. Infatti, AutoCAD ti permette di disegnare tutto, dall'aeroporto alla singola vite. È il software di disegno 2D per eccellenza e ti permette di essere assolutamente preciso e di disegnare veramente ciò che vuoi. Non hai limite, il limite è solo la tua buona volontà. Quindi AutoCAD è un software di disegno validissimo. Tutto ciò che produci attraverso AutoCAD lo produci in formato vettoriale, il che vuol dire che non importa la scala, quindi la grandezza a cui lo andrai a stampare. Ma sarà sempre di ottima qualità perché il vettoriale, anche se ingrandito o rimpicciolito, non perde mai di qualità. Se invece sei un architetto, ingegnere di edilizia, quindi una persona che si occupa di progettazione di edifici, allora Revit è il software che fa invece per te. In questo caso, infatti, Revit si occupa di supportare tutti i progettisti che si occupano di edilizia, ma anche di strutture e di impiantistica, a modellare direttamente in 3D le loro creazioni e a trasformarle in una maniera molto semplice e veloce in elaborati grafici 2D. Revit è anche un software BIM, ovvero un software che prende la progettazione implementata BIM, Building Information Modeling. Questo ti permette di poter vendere le tue idee anche all'estero, dove il BIM ormai è obbligatorio, ma soprattutto di poter partecipare a concorsi pubblici sopra un tot di euro, poiché è richiesto ormai un software BIM per l'utilizzo e la partecipazione a gare d'appalto oltre una certa cifra. Infine, se sei un disegnatore, un grafico, o comunque hai necessità di vendere le tue idee in una maniera più bella e accattivante, beh, allora non puoi fare a meno di renderizzare le tue idee, quindi trasformare quella che è un'idea in un oggetto tridimensionale e grazie a 3D Studio con Vray puoi applicare alla tua creazione, che sia una vite, che sia una casa, che sia un complemento di arredo, tutti quei materiali, quelle luci e quel contesto che lo rendono ancora più veritiero e fotorealistico. La trasformazione di un'idea in un oggetto vero, palpabile, anche se solo presente all'interno di una realtà virtuale, ti permette di vendere meglio la tua idea e quindi puoi applicare materiali, luci, colori e contesto ad un oggetto che altrimenti sarebbe solo un'idea, disegnare uno schizzo su un foglio. Può sembrarti sciocco, ma i clienti non sono del mestiere e non riescono ad immaginare le tue idee solo a guardare un disegno bidimensionale. Hanno bisogno di vedere forme 3D, colori, luci e materiali per poter calarsi nella tua idea e poterla acquistare. Quindi questi software sono fondamentali. Vada bene perché è vero che con i software Autodesk si può fare un po' di tutto, cioè, nel senso, è vero che con AutoCAD si può fare modellazione 3D, così come è vero che con Revit si può fare rendering. Tuttavia, ogni software nasce per la sua peculiarità e come tale viene trattato. La modellazione 3D dentro AutoCAD è una vera mattonata, infatti è pesante, è difficile da gestire, non è plastica, ma perché? Perché AutoCAD è un software di disegno, quindi il fatto che tu puoi modellare o anche renderizzare dentro AutoCAD non vuol dire che ti esce fuori una cosa di buona qualità. Stessa cosa con il rendering dentro Revit. È vero che puoi fare dei render, ma non ti verranno mai della qualità e del fotorealismo che ottieni con 3D Studio attraverso Vray. Quindi ogni software nasce per una certa peculiarità
E se vuoi essere al top, se ti vuoi distinguere là fuori da tutti i tuoi colleghi che magari usano un unico software per fare un po' tutto, beh, ti consiglio di farlo velocemente perché poi ti assicuro che la differenza si vede tra un rendering fatto in maniera professionale con 3D Studio con Vray e magari uno fatto con un altro software non specifico o comunque non all'altezza. Così come si vede la velocità di chi modella e progetta su Revit rispetto a chi invece si ostina a voler fare tutto su AutoCAD, così come magari chi usa altri software di disegno e non usa il software di disegno per eccellenza. Quindi ogni software è stato creato per uno scopo preciso e soprattutto per delle modalità ben precise. Se tu li sfrutti per ciò che sono state create o creati, otterrai degli ottimi risultati e questo ti permetterà di fare un salto di qualità nella tua carriera perché il livello degli elaborati che produrrai sarà contestuale a quello di cui ti occupi e sarà di ottima qualità. E poi che cos'altro devi cercare? Beh, devi cercare le certificazioni e i riconoscimenti, perché dei corsi riguardanti questi software in giro ce ne sono tantissimi e anche dei prezzi più disparati. Ho visto veramente corsi, non faccio nomi, però ho visto corsi a 100, 150 euro di 1000 livelli, base, intermedio, avanzato. Beh, se tu sai un minimo come funziona il mondo, sai benissimo che bassa qualità, basso prezzo non è sinonimo di alta qualità. Le cose a basso prezzo le trovi un po' in giro ovunque, ma questo non vuol dire che ti garantiscano un risultato e una qualità. Soprattutto quando trovi corsi a prezzi così bassi, spesso magari poi finito il corso vieni abbandonato a te stesso e se hai degli ulteriori chiarimenti non li puoi chiedere a nessuno, ti prendi solo il corso e basta. Io onestamente non amo questa modalità perché voglio seguire i miei studenti e mi voglio garantire che possano veramente imparare i software fino alla fine e metterli in pratica nella loro attività lavorativa, non solo nella teoria. È per questo che ho creato i webinar in cui ti seguo a vita. Finché ci sarà questo centro di formazione, tu avrai assistenza garantita a vita all'interno dei miei webinar. Quindi non mi limito semplicemente al darti un corso e a salutarti, ma ti do intanto l'attestato di frequenza ufficiale dell'Autodesk. E non è quindi un semplice centro privato, ma è l'attestato ufficiale a nome dell'Autodesk, che è la casa produttrice. Perciò te lo spendi ovunque nel mondo ci sia l'Autodesk, praticamente ovunque. È la casa produttrice più utilizzata e diffusa in questo settore della progettazione. Poi ti do il certificato, che è diverso dall'attestato di frequenza, perché l'attestato di frequenza ti attesta il numero di ore che tu frequenti, che tu hai seguito di un software. Il certificato invece certifica il livello in cui ti trovi e quindi sono ben due qualifiche. In più, ti regalo i webinar a vita, dove ti seguo e ti spiego tutti i trucchi e tutto ciò che c'è da capire o che non ti è chiaro mentre svolgi il corso. Perciò sei assolutamente, seguito sempre e con garanzia di risultato. Quindi, se vuoi, accontentarti dei corsi che ci sono là fuori, ovviamente sei libero di fare ciò che preferisci. Ma ti chiedo, sei certo poi che alla fine di quel corso avrai il software in mano? Sei certo che quel corso sarà sufficiente e ti darà effettivamente tutte le certificazioni di cui hai bisogno per posizionarti nel mondo del lavoro? Se invece cerchi un corso di alta qualità che ti garantisca certificazioni e assistenza a vita, allora vai sulla mia pagina www.adararchitettura.com/adaracorsi e scegli subito il software che fa al caso tuo. Io ti aspetto dall'altra parte e ti auguro una splendida giornata.